le città. Incontro decisivo per la missione al campionato superiore da parte del Policassino e incontro decisivo per il Marino per la permanenza in promozione. Manca poco meno di un quarto d'ora, anzi 10 minuti alla partita. È venuto il grande giorno e il pubblico sta chiamando Cassino. È pronta Cassino? Anzi il Policassino. Ma Cassino è pronto per affrontare la partita, sappiamo il valore che può avere, chiaramente si è in tensione perché si è arrivati ormai al giorno decisivo, giochiamo la partita con la dovuta concentrazione, speriamo che alla fine il risultato sia a nostro favore. La squadra è concentrata, sto vedendo che mai si sono allenati come questa volta prima della partita. Ci credono, ci sono problemi di formazione o è come annunciato in settimana tutto a posto? Ma niente, il riscaldamento diciamo innanzitutto è stato quello che hanno fatto sempre, è chiaro sono un po' più tesi, ripeto, per la posta in palio. La formazione è al completo, sono rientrati Cossuto e Dado e sono andati in banchina di Murro e Velardo con Sacco, Roberto e Viola, quindi forse è la prima volta in tutto il campionato che giochiamo con la formazione al completo. Ci sono sorprese nella formazione presentata al Marino o no? Ma il Marino si è schierato soltanto con una punta, come io avevo già preventivato, ho detto ai ragazzi eventualmente giocano con una punta, noi abbiamo messo soltanto un difensore puro che è Cossuto ed Eugenio Prete che giocherà col numero 2, però è un centrocampista, andrà sulla mezza punta avversario, quindi diciamo che hanno mandato in campo una formazione che più o meno ci aspettiamo. Allora giochiamoci questi 90 minuti più importanti del campionato. Senz'altro. Presidente, un ospite molto illustre oggi. Beh, questo ci fa piacere perché vuol dire che la nostra attività comincia a richiamare interesse anche da parte delle autorità politiche e quindi questo non ci fa che altro piacere per il proseguo dell'attività. Senatore Picano, lei è un grande appassionato? No, devo dire che non venivo qui allo stadio di Cassino da parecchio tempo, anche se seguo molto le partite in televisione. Però credo che oggi Cassino meriti, insomma, per quello che è riuscito a fare e soprattutto per quello che farà. E in programma qualche festa dopo la partita o no? Innanzitutto dobbiamo vincere la partita e quindi aggiudicarci la vittoria del campionato. Quindi ogni programma è rimandato a dopo il risultato della partita. Certamente se vinciamo il campionato ci saranno dei festeggiamenti proprio per la promozione nella Serie D. Ok. Capitano del Policassino, mancano 5 minuti alla partita più importante dell'anno. Siete tesi? Forse più importante della vita. Attenzione c'è, speriamo che ci vada bene, anche perché sto pubblico e poi i nostri dirigenti se lo meritano. Ecco, il pubblico ha addirittura chiamato la Serie C. Quando questa Serie C? Il pubblico lascia che strilli. Noi cerchiamo di vincere sempre sul nostro campo qua. Speriamo che questi due punti che meritiamo ci danno finalmente questa Serie D che attendiamo molto. De Angelis, Mognini, Nicchi, Camilloni, Cagliola,
Cotichini, Rossini, Rufini, Ceccarelli, Cavaterra, a disposizione del signor Mattioli, Massotti, Perusiti, Giantoni, Damiani, Ghecchi. Per il Policassino, Migliore, Eugenio Prete, Cossuto, Francesco Prete, Zappoli, Capizzi, Colombo, Galardo, Delle Donne, Giuseppe Sacco, Dato, Luberto in panchina col numero 12, a seguire Velardo, Roberto Sacco, Di Murro e Viola. L'allenatore ovviamente è Lillo, le squadre sono al centro del campo per la scelta dello schieramento, arbitra il signor Acronzio d'Interamo, i guardialine sono Forte e Facioni di Tivoli, quindi preliminari per questa attesissima partita che, se vinta dagli azzurri, potrebbe segnare il ritorno in Serie D dopo 7 anni di assenza. È il pubblico delle grandi occasioni qui allo stadio comunale di Cassino, con presenza anche di GIG, tra cui il sindaco della città Marcello Vincenzo, il senatore Picano e tante altre personalità. Tra la nuvola e i pedalin, oggi gli azzurri del Cassino in maglia gialla hanno ringraziato il pubblico per quanto ha saputo fare durante questi 30 giorni, 30 giornate di campionato. Cassino sta giocando bene. Ma sì, purtroppo abbiamo mancato 2 o 3 gol, adesso cercheremo di rifarci una seconda. Niente, vuole un pizzico di fortuna, perché stiamo premendo dall'inizio del primo minuto, però purtroppo non riusciamo a sbloccare il risultato. Speriamo di farcelo in questo scorcio di primo tempo, perché sarebbe molto importante andare al riposo con in vantaggio. Delle Donne. Questo quando corre il 4 minuti al secondo tempo, quinto minuto esattamente, 50. Gran tiro e Cassino in vantaggio, un gol strano comunque, Colombo al 8° ha portato in vantaggio il Policassino. Un gran bel gol, no? Sì, effettivamente è stato un tiro spettacolare e fortunatamente abbiamo cominciato a fare il primo gol, ma la partita ancora non è finita. Onorevole Picano, questo pubblico di Cassino è commovente. Beh, oggi è pieno di entusiasmo e sta dando una carica notevole alla squadra, insomma. Ecco, ma come mai personalità così importanti nel Prato e non in tribuna d'onore? Beh, la volontà di stare più vicino alla squadra, insomma. Ha pensato al peggio quando è stato espulso Delle Donne o no? No, ero convinto e sono convinto di che il Cassino vince la partita. Siamo venuti con questa speranza, ce l'hanno dimostrato dal primo minuto di gioco, ne eravamo convinti.
Ecco perché siamo tranquilli e sereni e pensiamo che non sia l'unico gol. Soffrirà fino alla fine? No, siamo molto sereni, siamo convinti di vincere la partita. Anche lei? Ma sì, ormai penso che si vince, insomma. Sì, però quel gol ha liberato un po' tutti. Sì, ha liberato, sì, anche perché stavamo in 10 uomini, perché aveva espulso cose delle donne. Però in questo momento, ecco, un gol, un rigore nettissimo, purtroppo l'arbitro, non so se non l'ha visto, ma è chiaro che non ce l'ha dato. Quindi potevamo andare 2-0 e quindi la partita era completamente giusta. Quindi dobbiamo soffrire ancora fino alla... Allora, delle donne, adesso sei al bordo del campo, pochino di fa protagonista in campo. Perché ti hanno espulso? Niente, ho preso la palla, mi sono liberato del mio avversario. Stavo andando verso la porta e mi ha trattenuto per il pantalone in giro, però non è stato una semplice trattenuto perché mi ha trattenuto proprio per 10 metri, allora proprio, cioè, siccome il risultato era 0-0, ho visto la porta e quindi ero convinto di segnare, perciò... Ti conosciamo, non sei un ragazzo violento. La prima, cioè, non vengo nemmeno ammonito, non espulso. È stata proprio una bruttissima scelta. Comunque la partita è molto difficile, è molto nervosa, infatti anche Lillo è stato espulso. Eh sì, è la partita che sentiamo tutto perché... Cioè abbiamo fatto, fino adesso siamo arrivati prima e quindi è la partita più importante. Possiamo, in questa partita possiamo buttare via un intero campionato. Chi sa che ci si dice che potrebbe essere questa l'ultima tua partita da Policassino perché forse andrai a giocare in serie superiore. Magari, ma io non ho sentito niente. Me lo auguro, perché veramente ho giocato bene quest'anno, anche grazie all'aiuto dei compagni. Purtroppo questo neo alla fine. Ma se la notizia fosse vera, qual è questa squadra? Non lo so, adesso pensiamo prima a vincere questo campionato, poi si vede. Adesso vedo che il Marino sta attaccando, quindi... Poi c'è palla in fallo laterale, palla a Fei. Ed è Colombo che non controlla, manda in fallo laterale ed è... Serie B. Abbracci con invasione del campo. Gallaccio in trionfo. A raccogliere i... Ce l'avete fatta! La mano, mi dà la mano! Dopo, che dopo, cosa? Dopo! Che cosa però? Dopo, è troppo! Oh. Indimenticabile! Ma l'ha sparato tutto! Ronaldi, il grande giorno è arrivato! Finalmente erano 8 anni che aspettavamo questo momento! È meraviglioso! Nemmeno la Coppa Italia uscirà questa grande soddisfazione. È troppo grande, scusatemi, grazie a tutti. Ce l'abbiamo fatta. È bellissimo. Un grande pubblico. Difficile, un grande pubblico. Un grande Policassino. Una partita, un campionato che si è risolto negli ultimi 10 minuti. Veramente una vittoria sofferta ma bellissima. Partita al batticuore. Proprio vero. Testa. Beh, un finale travolgente proprio, devo dire, che poi un entusiasmo al pubblico. Che ha sofferto da batticuore. Beh, insomma, alla fine un po' di suspense c'è stato pure, però mi pare che... Direi che con le immagini delle bandiere bianco-azzurre al cielo che sventolano e la D che campeggia, di chiudere questa telecronaca. Ringraziandovi della visione e ricordandovi che il Policassino è in D. È troppo grande, scusatemi. È bellissimo. Beh, insomma, alla fine un po' di suspense. Indimenticabile. È meraviglioso. Un campionato che si è risolto
negli ultimi 10 minuti. Veramente una vittoria sofferta ma bellissima. Partita a batticuore. Proprio vero. Beh, un finale travolgente proprio, devo dire, che poi un entusiasmo del pubblico che fa... Ha sofferto da batticuore. Beh, insomma, alla fine un po' di suspense c'è stata pure, però mi pare che... Lillo sconvolto dalla gioia e dallo spumante. Ma sì, è stata una vittoria sofferta, però penso meritata. Siamo passati in vantaggio quando eravamo in 10, abbiamo avuto quell'espulsione perché abbiamo contato un arbitro che ha applicato il regolamento alla perfezione, anche con pignoleria. E comunque, ripeto, penso che sia stata la vittoria del cuore soprattutto. Una grande partita, anche in 10, però anche senza allenatore per gli ultimi 20 minuti. Ma sì, ero entrato in campo per calmare soprattutto i miei giocatori, il rapido ha ritenuto opportuno allontanarmi, vabbè, ma ormai la partita si giocava soprattutto a centrocampo con noi in vantaggio, quindi... Adesso si possono fare tutti quei discorsi che erano stati fatti nella settimana, futuro, e tutti quei discorsi appunto senza scaramanzia. Il pubblico gridava Serie C, allora come la mettiamo? Ma penso per Cassino, almeno il Cassino di quest'anno, Cassino pubblico, non meriti nemmeno la promozione, quindi non si possa assolutamente parlare di Serie C, perché il pubblico penso che debba venire al campo non solo quando si gioca col Formia, col Velletri oppure le partite che si decidono il campionato. Il pubblico deve stare vicino alla squadra nei momenti difficili, nei momenti in cui la squadra si trova in difficoltà. Pertanto penso che l'elogio vada soprattutto ai ragazzi, alla società che non ci ha fatto mancare niente e a quelle 70-80 persone che sono venute sempre. Ecco, quindi direi in sintesi che abbiamo vinto noi, squadra e società, ma ha perso la città di Cassino. Quando è stato espulso delle donne è entrato subito dentro Velardo, come mai questa mossa? Ma no, Velardo era pronto ad entrare al posto di Dato, già qualche minuto prima si stava riscaldando per entrare, poi è stato espulso delle donne, ma è entrato lo stesso al posto di Dato, quindi era una sostituzione già preventivata. Allora la lasciamo andarsi a cambiare perché è tutto bagnato di spumante. Grazie. Renato De Santis, ex Policassino, molta gioia in questa vittoria. Ma di la verità io ho gioito solamente per questa giornata, perché per motivi diciamo contingenti io milito, penso per l'ultimo anno, una squadra di prima categoria. Ho visto il Policassino quest'anno solamente oggi e senz'altro ho gioito insieme a tutti i ragazzi che fino all'anno scorso erano i miei stessi compagni di squadra. Sicuramente è una vittoria importante, una vittoria che deve far meditare comunque penso l'intera cittadinanza, perché un traguardo direi raggiunto, ma non deve essere ultimo. Senz'altro si dovrà sperare già dal prossimo anno di allestire un'ottima squadra per cercare di raggiungere un traguardo superiore. Colombo, l'autore del gol, oppure così si dice? No, è stato in mischia, qualcuno me l'ha tirato addosso, è andata in porta, non è che ho tirato. Beh, comunque non sarei così modesto, perché c'è stata anche una grande partita. Una grande partita, contro queste ultime il Cassino non ha mai giocato bene, sono state più che altro fortunate, l'ultima azione si sono mangiate proprio un gol grosso. L'anno prossimo resterai? Non lo so, dipenderai più o meno dalla società, non lo so, non so niente. In bocca al lupo allora, complimenti. Grazie. Allora, presidente Gallaccio, prima molto concitato nel finale, adesso più calmi, cosa vuole dire a questa squadra? Ma io innanzitutto ringrazio tutti i ragazzi, il tecnico Antonio Lillo e tutti i dirigenti, dai più vicini ai più lontani, e in più tutti i tifosi, soprattutto i fedain, i fedelissimi, e poi anche tutti quanti quelli che si sono visti per la prima volta qui allo stadio. Speriamo che questo sia di buon auspicio. E quello che mi è piaciuto moltissimo e mi piace rimarcarlo è il fatto che al campo oggi si sono visti i politici e gli amministratori e direi anche qualche operatore economico. Mi sembra di aver sentito un'altra emittente che il direttore della Banca Popolare a una precisa domanda dell'intervistatore su una possibile sponsorizzazione della nostra società per i futuri impegni, pare non si sia espresso in modo negativo. Chiaramente sono cose che devono maturare, ma è certo che
se non incomincia a parlare, molto probabilmente qualcosa può anche maturare. Questo può essere veramente un buon inizio per cercare di ricostruire ancora qualcosa di più solido che possa far approdare ad altri livelli il casino. Un futuro rosso, quindi? Beh, adesso è tutto roseo, quindi aspettiamo qualche giorno quando gli animi si sono raffreddati, gli entusiasmi si sono raffreddati, per vedere più a freddo quello che in concreto di questo entusiasmo realmente rimane e che si traduce poi in effetti in fatti concreti. Quindi aspettiamo, come siamo soliti fare noi, vogliamo di vedere le cose a mente fredda con veramente molta obiettività e tranquillità, senza farci prendere da grossi entusiasmi. Grazie. Prego. Manfredo Facchini, segretario della società. Una vittoria sofferta, voluta, dedicata a chi? Beh, io direi adesso... No, direi a Cassino e basta, solo a Cassino. C'è stata qualche polemica perché il pubblico non segue molto spesso la partita, però oggi è venuto in massa perché ha sentito l'avvenimento. Effettivamente dobbiamo dire che con molta gioia veramente, che oggi il pubblico ci è stato vicino e questi ragazzi, i cosiddetti fedain, sono stati molto vicini hanno fatto un tifo al massimo della sportività, credo. Dove può arrivare adesso Cassino? Beh, oddio, non lo so, veramente queste sono cose che bisogna ponderare con una certa tranquillità. Ora a sangue caldo si potrebbero dire un sacco di fesserie, insomma. Che cosa ha pensato quando è stato espulso delle donne? Ma veramente credevo che si arrivasse al pareggio. Per fortuna Colombo, credo, ci abbia messo una bella pezza, insomma, no? E quindi è vivo via Cassino, insomma, no? Allora, signor Rinaldi, è finita quella esuberanza che stava in campo, adesso più pacatamente vediamo di analizzare questa vittoria. Beh, chiaramente, insomma, a caldo si era molto eccitato. Per noi questa vittoria è importante, chiaramente. Sono sette, otto anni che aspettiamo questo momento, perché penso che Cassino merita di militare nell'interregionale, almeno nell'interregionale. È una città che, oltre a meritarla come città, spero che per l'occasione ritroviamo il pubblico delle grosse tradizioni, perché noi l'abbiamo avuto il pubblico. Fare discorsi in questo momento di Serie A mi sembra un po' così utopistico, eccetera. Niente, noi continuiamo a rimanere con i piedi per terra, speriamo di continuare a far bene, perché la società va fondata, va curata nei dettagli. Noi stiamo lavorando, sono ininterrottamente 5 anni, e in 5 anni abbiamo bruciato le tappe, abbiamo avuto dei grossi risultati, promozioni dalla prima categoria e poi la Coppa Italia, poi abbiamo toccato per 2 anni di seguito, che purtroppo per vicende non sportive non ci è stata negata la possibilità di arrivare all'interregionale, e finalmente ci siamo arrivati. Chi dedica questa vittoria lungamente sofferta? Ho paura di dimenticare qualcuno, indubbiamente i ragazzi sono stati quelli che sono stati veramente l'artefice. Dedico la vittoria a tutta la città, perché è la città che deve rispondere in questi casi. Noi l'abbiamo dedicata a loro, e chiaramente un saluto particolare, una dedica particolare a quelli che ci sono stati vicino, il nostro sponsor, l'Autolazio, che è stato l'unica persona che ci ha dato fiducia, al presidente, indubbiamente, che ci ha sempre creduto, ha lavorato ininterrottamente, ci ha tenuti uniti, combatti, vicini come una bella famiglia, a Vittorio Orsello, che fa un lavoro oscuro ma molto molto importante, ci sta molto molto vicino a questi ragazzi. È un ringraziamento a lei da parte di noi di Telecittà, che spesso si è mostrato paziente, aiutandoci a fare il nostro dovere. E io lo ringrazio a mia volta, perché siete stati forse l'unica televisione privata che non ci ha mai abbandonato e ci è stato vicino. Saluto gli amici di Telecittà e tutti i tifosi del Cassino. Grazie. Allora, ho alla mia destra Gino Prete e Sacco Giuseppe, e Giuseppe Sacco alla mia sinistra. Una bella vittoria da far venire i brividi quasi. Ma sì, purtroppo il primo tempo non abbiamo segnato, comunque ce l'abbiamo fatta il secondo tempo, è andata bene.
Sì, volevamo a tutti i costi questa vittoria, sapevamo che la partita era difficile, però ce l'abbiamo messa tutta. Il primo tempo ci ha detto un po' male, poi il secondo tempo per fortuna è arrivato il gol. Tu sei un po' considerato il folletto della squadra, quello che ci mette lo zampino molte volte di classe, di quella cosa in più. Ecco, comunque oggi si aspettava il grande gol, invece poi è arrivato in mischia. Sì. Tu come l'hai visto questo gol? Perché a molti è parso un po' una cosa strana. C'è stata una punizione sulla fascia destra, è andato Eugenio Prede sulla palla, io sono andato vicino a lui e me la sono fatta toccare. Ho tirato in mezzo alla mischia, poi c'è stato un rimpallo, non so nemmeno bene chi l'abbia toccata la palla, però credo che sia stato Colombo. L'ultimo tocco sia stato Divano Colombo e la palla è andata dentro. A chi dedico questa vittoria? A tutti i tifosi. E tu a chi la dedichi? Ma a tutti, se la meritano un po' tutti i tifosi specialmente. Grazie. Allora, siamo con Davide Migliore, la saracinesca del Policassino. Hai preso molto pochi gol quest'anno, come mai? Qual è il merito principale? Il merito principale di tutto il pacchetto difensivo. Loro in effetti fanno arrivare poche palle gol lì dietro. Per me in effetti il lavoro è poco. Subito, non essere modesto. No, non è modesto. Le partite che facciamo in casa in effetti una, due parate, come oggi, ho fatto solo un intervento e quello sono stato. Sei un po' considerato la testa matta della squadra. Oggi ho visto i tuoi compagni che ti ritarguivano quando ad esempio hai abbandonato la porta perché eri andato a centrocampo. In effetti il mister mi stava da di delle cose per chiamare Velardo, Adriano e sono andato lì in mezzo per parlare, loro di non lasciare la porta, non lasciare la porta, cioè, sai, in quei minuti alla fine c'è stato un po' così. Dove può arrivare questa Policassina? Io spero il più avanti possibile. Grazie. Zappoli, quasi un'ora dopo questa promozione, qual è il tuo pensiero? Ci vorrebbe un'enciclopedia per descrivere tutte. Comunque un'emozione che forse è più bella anche della Coppa Italia, anche perché Coppa Italia siamo andati a giocare fuori casa. Qui abbiamo avuto l'invasione di campo dei tifosi che sono stati meravigliosi. Prima della partita hai parlato della partita forse più importante della tua vita. Comunque questo non deve essere adesso un qualcosa su cui adagiarsi su. Guarda, quando è stato espulso delle donne ho detto è finita, non ci sta più nessun rimedio. Secondo me solamente un'invenzione di qualcuno ci poteva dare sta vittoria. Comunque, dica la verità, è troppo la è stata un'emozione, non ti so descrivere. Grande classe, grande temperamento, davvero capitano. Ti ispiri a qualcuno oppure così lo senti veramente innato questo spirito? No, è un dono di natura, comunque magari fosse qualcuno. Abbiamo alla nostra destra Ciccarelli, uno dei giocatori della vecchia Policassino. Comunque mi sembra che anche oggi lei gioisca molto. È normale perché sto sempre nei ranghi, no? Faccio attualmente l'allenatore delle squadre giovanili, allievi, scuola calcio, mi do un po' da fare insieme a tutti gli altri tecnici. E quindi come ex sono contentissimo perché quando si milita in una società come quella del Policassino è sempre una bella soddisfazione, perché oggi come oggi è una realtà e si sta ritornando sui vecchi passi della Serie C. Se si va avanti così sicuramente si vincerà pure questo campionato di interregionale che si farà l'anno 21 e sicuramente fra 3-4 anni, come hanno fatto i programmi, si salirà in C2. Giovanni Luberto, il numero 12 della Policassino, comunque all'inizio del campionato è il numero 1, come mai questo declassamento? No, declassamento no, è stato un infortunio che purtroppo piuttosto serio che mi ha tenuto fuori. E per l'anno prossimo infatti ho deciso di abbandonare. Metterò nelle vesti di allenatore dei portieri, sperando di aiutare a tirare su qualche giovane promessa del calcio cassinese, che purtroppo di giovani portieri ce ne abbiamo due o tre abbastanza interessanti. Migliore ha seguito alcuni tuoi, diciamo così, suggerimenti oppure tutta farina del suo sacco?
No, nessun suggerimento perché abbiamo la stessa età e credo che forse ha giocato qualche partita in più perché ho iniziato prima di lui a giocare. L'ho tenuto sempre sotto pressione, sotto allenamento, quindi diciamo che l'ho aiutato a stare in forma, ma non nessun consiglio. Comunque lasci felice? Ma felice e soddisfatto, insomma, come abbandono credo dopo aver vinto la Coppa Italia, Cassini, adesso anche il campionato credo. Sono 5 campionati che ho vinto, credo che bastano, anche con un po' di rammarico però basta. Allora, abbiamo qui 4 ospiti della Policassino. Di Murro, possiamo considerarti una vera e propria esplosione qua a Cassino? Quest'anno ci ho avuto un po' di problemi, comunque per l'anno prossimo speriamo di fare più partite almeno. Cerchiamo di inserirci un po' da titolare l'anno prossimo e di fare delle prestazioni migliori di quelle di quest'anno che non sono state proprio grandissime. Mi hanno detto che comunque la stoffa c'è. Così dicono almeno, vedremo. Delle donne, la squadra ti ha accusato, forse ingiustamente, perché non ha capito il tuo gesto di nervosismo. Per te ci sta la grande ribalta. Ci vuoi spiegare un po' questo avvenimento? Purtroppo mi sono fatto prendere dalla partita, in quanto stavamo 0-0 e la partita si era un po' innervosita. Stavo andando verso la porta, mi ha preso il pantaloncino e credevo che l'abbia fischiasse prima, invece non ha fiscato e quindi ho fatto un gesto da pivello. Ma i compagni cosa ti hanno detto? Là per là niente, però qualcuno dopo mi ha preso un po' in giro. Però l'importante è che abbiamo vinto. Martedì a Caserta. Martedì devo andare a Caserta e speriamo che vada tutto bene. Auguri. Grazie. E voi due giovani della Policassino, a chi dedicate questa vittoria? Soprattutto alla società e poi ai tifosi, che se lo meritano tanto. Beh, pure a noi no. Anche a noi. Tutti e quattro forti qua. Quattro giovani. Siamo con Gabriele Colombo, allenatore del settore giovanile. Ci sono dei giovani da proporre in prima squadra? Beh, qualcuno c'è, tipo Martucci che ha già fatto parte della Rosa, Di Ponio, portiere Verdone, Tamburini stesso, Guarino. 5-6 ragazzi veramente interessanti, se non aveva con il grave infortunio Tanzilli Massimo e Danilo, potevano anche loro aspirare a trovare un posto in prima squadra. Non nella prima squadra di adesso, ma per il immediato futuro. Cassino può stare tranquillo da parte di qualche giocatore che esce dal settore giovanile. Probabilmente lei sarà in panchina alla prima partita dell'Interregionale, lo sa? No, perché è squalificato ancora Antonio. Sì. Mi auguro che Antonio di ste squalifiche ne faccia un po' a meno, perché la squadra serve lui soprattutto la squadra, non io. Perché poi stando fuori si sgola 2 volte e non è neanche giusto per i giocatori. Però il calcio per lui è fatto così. Lei oggi doveva portare delle notizie alla Policassino, cioè l'incontro di Palestrina. Sì, sono andato a vedere Palestrina Nettuno, serviva più al Marino che a noi. Noi era scontato che dovevamo vincere per poter passare nell'Interregionale. È stata una partita di fine campionato dove c'è stato un tacito accordo in campo, il Palestrina ha lasciato giocare il Nettuno si è presentato con la solita grinda della squadra che deve fare risultato per tutti i costi per sperare ancora di salvarsi, ha vinto. Ma il Marino è salvo o no? Questo non lo so, bisogna vedere se adesso la differenza reti arriva più al Marino che al Nettuno. Come confronti diretti sono pari. Adesso vediamo la differenza reti. Grazie.